TNT, contamina il mondo di energia e talento. Buongiorno, benvenuti a tutti, siamo negli studi di Radio Young, qui direttamente al Palazzo dei Congressi, dove è in corso il Festival dei Giovani Talenti, il TNT. Siamo in studio con Flavia Marigliani e un grande testimone della manifestazione che è Mirko Bergamasco, che non ha bisogno di presentazioni, però eccolo qui con noi. Mirko, allora, vabbè, tu sei un'espressione di talento nello sport. Tu hai iniziato a 7 anni, mi sembra, hai esordito in nazionale a 18 anni. Raccontaci brevemente la tua esperienza. Ufficialmente ho iniziato a 7-8 anni, ma posso dire di aver già avuto la passione all'interno di me già da quando sono nato, perché comunque mio padre giocava a rugby, quindi mi ha trasmesso questa passione. E ovviamente poi man mano che sono cresciuto ho sempre capito che questo era il mio sport e quello che volevo fare. Ovviamente nella mia carriera ho provato altri sport come il canottaggio, il nuoto, l'atletica e anche la ginnastica artistica, quindi insomma ho avuto più esperienze, però diciamo la passione è sempre più grande per il rugby, quindi ho deciso di continuare. Come mai hai scelto proprio il rugby? Perché tutti gli sport immagino diano passione, insomma. No, perché è qualcosa che mi dava emozione, qualcosa che mi dava stimoli e soprattutto che mi dava qualcosa in più, quindi sicuramente non è stata una scelta difficile, perché era, diciamo, mi ha dato anche insegnamenti nella vita, molti valori che ho ritrovato poi nella vita di tutti i giorni, quindi questa cosa mi ha fatto crescere e sto crescendo ancora con lei. Mirko, secondo te qual è il segreto per restare sulla cresta dell'onda? Guarda, non so se sono segreti. Il tuo segreto? Il mio segreto, no, non so. Penso bisogna credere in quello che si fa, bisogna crescere con ascoltando soprattutto le persone, ascoltando chi magari ha più esperienza di te, chi ha già vissuto certe situazioni, quindi l'importante è tutto, è un insieme di cose che ti può far crescere, quindi per rimanere nella cresta dell'onda sicuramente è inseguire i propri sogni, continuare, non fermarsi all'evidenza, ma capire in più in profondità quello che si vuole fare e soprattutto cercare di lavorare per ottenere. Quindi oltre il talento anche la perseveranza è un elemento indispensabile. Sicuramente, penso che il talento si scopra strada facendo, c'è chi l'individua subito, chi magari non ha ancora capito qual è il proprio talento, però penso che in ogni persona ci sia un proprio talento e l'importante è credere in quello che si fa e se sia un sogno perseguirlo fino alla fine. Senti, una curiosità personale, cosa fai nel tuo tempo libero? Nel mio tempo libero ci sono parecchie cose da fare. Abbiamo insieme a mio fratello abbiamo una società che sviluppa insieme a una società che si chiama Lessing Video di un ex giocatore di rugby, oltretutto Alessandro Ragazzi, sviluppa il nostro marchio che si chiama 2MB e con questo marchio appunto lavoriamo in licenza con altri marchi importanti come oggi abbiamo Adidas e Fattorie Umbre e dietro a ciò abbiamo altri progetti, come abbiamo una società di produzione, ma per esempio usciremo con un libro a fine gennaio che non è una biografia ma è un libro sulla filosofia del rugby, ma che non è ristretto ai soli rugbyisti, ma è allargato a più persone, anche a chi non conosce il rugby, a chi non l'ha mai sentito nominare e a chi magari è appassionato pure. Quindi è un insieme di cose, si chiama Andare avanti guardando indietro ed è appunto spiega proprio la filosofia del mio sport, quindi il rugby, che appunto è uno sport dove si avanza ma passando la palla indietro, quindi è che si ritrova poi insomma anche nella vita di tutti i giorni. Ci ha dato una notizia Flavio, Mirko, Sì. Un libro. Abbiamo fatto lo scoop, tutti. Senti Mirko, sei stato scelto per il Festival dei Giovani Talenti come testimonial. Che cosa ne pensi di questo festival? Penso che sia un'iniziativa eccezionale, soprattutto per i giovani, per poter esprimersi, per poter mettersi in mostra, perché avere una possibilità qualche giorno per far capire alla società comunque che sono presenti e che hanno voglia di lavorare per arrivare a certi obiettivi, penso che sia una veramente un'iniziativa super, è un'occasione da non perdere. Ci sarà la possibilità, penso, in questi giorni di mettersi in mostra e di far capire che i giovani hanno voglia di lavorare, hanno voglia di far crescere la società e di dare una mano anche loro. Quindi l'importante è che tutti i giorni siano numerosi, perché più siamo ovviamente più la voce sarà alta. Certo, sicuramente. Siccome noi siamo un po' curiosi a Radio Young, vogliamo sapere una cosa, ma quando tu parti spesso, perché evidentemente sei un
un campione e ti muovi con la nazionale, a cos'è che non rinunci mai? Che ti porti dietro in valigia quando parti? Una cosa proprio alla quale non rinunci mai. Bisogna pensarci bene, però penso che nel sacco non dimentico mai forse il duty case, perché comunque avendo allenamenti, andando sempre in giro, cercando insomma di... Penso il duty case sia una parte importante dove puoi gestire insomma il dopo allenamento e cercare di essere un attimo, andare un po' al di fuori di quello che è lo sportivo in se stesso. Domanda d'obbligo, sabato con la nazionale c'è l'Australia, partita difficile, come va? Partita difficile, siamo partiti purtroppo questa tournée invernale con una sconfitta contro l'Argentina, però diciamo, abbiamo alzato la testa subito e avremo un'altra occasione. Il bello del rugby è che si ha un'occasione ogni settimana, quindi ogni weekend, quindi abbiamo l'occasione di riscattarci contro una grande nazionale che oggi è seconda o terza al mondo, che è l'Australia, quindi sarà una bella partita e sarà una bella esperienza per un'altra noi. Bella sfida che ti aspetta. Un'altra bella battaglia, sì. Noi ti facciamo allora veramente un in bocca al lupo grandissimo. Grazie, lupo, grazie. Ti ringraziamo per essere stati in studio con noi, io do un saluto intanto a Francesco, alla regia. Grazie, Flavia, Mirko. Io vi saluto, Laura, a più tardi. Grazie Mirko. Grazie a voi, ciao.